Ecco, Americo Melchionda e Maria Milasi. Il teatro. Eccolo. Un bel terzetto. Com'è recitare le parole? Oh, ma le parole vengono dagli occhi e dal sentimento, dall'anima. Bene, sono un appassionato anch'io per quello, quindi avremo modo di confrontarci. Assolutamente. Americo, tu sei comunque, insieme a Maria, siete le persone che stanno dando tantissimo al teatro. Sono anni che comunque calcate la scena. Quali le soddisfazioni e quali le delusioni? Ma guarda, ormai dappertutto, no, come dire, devi crearti qualcosa, no, da fare, devi aspettare che qualcuno ti dica fai questa cosa. Oggi, ora per caso, c'è Michele Lombardo, che è il protagonista del mio ex cortometraggio che ha avuto premi in tutto il mondo. Ora ci siamo proprio inventati, il 28 aprile ci sarà un testo molto importante che parte dal romanzo di Corrado Alvaro, che ha scritto 10 anni prima di 1984 di Orwell. Dico questo perché ci sono delle affinità tra questo romanzo di Alvaro e 1984 di Orwell. Stiamo lavorando in questi giorni al Cinea e credo che stia uscendo un testo teatrale davvero forte e importante, ed è un orgoglio calabrese, lo posso dire perché sto vedendo dei risultati importanti. E quindi vi aspetto il 28 aprile alle ore 21, è uno spettacolo da non perdere. Bene, grazie a Americo Melchionda, Maria Milasi e l'altro loro protagonista. Grazie a voi.